E allora andiamo a Bergamo e ci colleghiamo con Roby Facchinetti. Ciao Roby! Ciao, ciao Vara. Ciao Roby. Ciao Vara. Ciao. Come stai? Beh, insomma, qui no, non si sta bene, cara, non si sta bene. Troppo dolore, troppo pianto, troppo di tutto. Viviamo veramente su un terreno minato, non so come dirlo. Ci spaventa tutto, siamo terrorizzati, abbiamo perso parenti, amici, tutti i giorni. Che questa mattina leggevo il nostro giornale, l'Eco di Bergamo, e lo apri e scopri conoscenti e amici che ti sono andati. Sono delle famiglie intere che hanno perso il papà, la mamma, che rimangono soli in casa, cioè veramente più di una guerra, perché durante una guerra si perdevano i soldati che erano giovani, anche meno giovani, però gli anziani no, invece qui è trasversale, questo terribile virus prende tutti, non guarda in faccia a nessuno, e questa è la cosa che ci spaventa molto. Tu ovviamente stai chiuso in casa. Chiuso in casa perché non possiamo fare altro, ormai da quasi un mese, e faccio il collaboratore domestico e con mia moglie, è andato via però il nostro... Aspetta un attimo. Adesso ti rivedo, per un momento non ti ho visto più. Adesso. Ma io non vedo più te. Però ti sento, sento Roby. C'è qualcosa. E faccio il collaboratore domestico, aiuto mia moglie a fare i mestieri, ho scoperto che è anche una bella cosa, pulire, spostare i mobili, cambiare l'arredamento, collaboro in cucina. Ho scoperto poi un piatto fantastico, che sono le orecchiette con i friaielli. Ma è un piatto pugliese? Friaielli, no, friaielli è napoletano. È napoletano. Friaielli è napoletano, perché sono... Esatto, e questo piatto devo dire... E le orecchiette però pugliesi. Pugliesi, ho fatto questo mix e devo dire che, fra le altre cose, ho scoperto questo piatto, che è un piatto unico, magnifico, per dirti, mi distraggo, poi, vabbè, la musica poi mi salva sempre, mi ha sempre salvato e mi sta salvando anche in questo caso. Sei molto provato, Roby, come molto, tutti noi, perché però non ti ho mai visto senso, così. Quasi un mese che siamo qui. Ogni volta che squilla il telefono, hai capito, è un colpo al cuore, perché molte di queste telefonate purtroppo sono amici che mi informano, e poi ho perso dei parenti. Ho passato queste ultime giornate anche a consolare i nipoti, i miei parenti, ed è una cosa che non ho quasi mai fatto in vita mia. Mi trovo a vedere e a fare delle cose che non ho mai neanche pensato. Quello che accade qui non puoi veramente immaginare. Non ultimo il fatto che la maggior parte di questi malati che partono dalle loro case con l'ambulanza, e i familiari, quelli che sono, li salutano e sanno che il più delle volte è l'ultimo saluto. Anche questo è una cosa che io non avevo mai immaginato. Poi chi si immaginava anche di vedere che è diventato un vero simbolo quella fila interminabile di carri? No, non lo so, mi ha veramente sconvolto tutti, ma non solo qui, che tra l'altro sono passati a 50 metri da casa mia, perché in linea d'aria. Per cui lì sopra c'erano i miei amici, uno dei miei parenti, i miei conoscenti, la mia gente. E credimi, essere qui non è facile. Non è assolutamente facile. Senti Roby, io ho letto un post che ha fatto Francesco, tuo figlio molto bello, che ti devo dire mi ha commosso tanto, 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 e che non riesco a leggere. Volevo leggerlo. L'ho letto anch'io. L'ho letto anch'io. Sposto. Veramente non riesco a leggerlo, perché parole che ogni genitore vorrebbe sentirsi dire dal proprio figlio. Ma veramente una cosa, è stato un pugno allo stomaco quel post che ha fatto
Francesco, immagino a te che effetto. Beh, insomma, bene, bene immaginare, non ci sentiamo chiaramente al telefono, via Skype, ma ormai che la tecnologia ci sta aiutando, no? Perché se non ci fosse neanche quella sarebbe ancora più pesante. E ogni mattina quando mi sveglio il mio pensiero, ma è il pensiero di ogni genitore, no? Che sta vivendo questo dramma, no? Dei figli, la paura, io, vabbè, moglie, figli, nipoti, è chiaro che il primo pensiero va a loro, perché quello che si legge, quello che si vede, quello che si sente, cioè ce n'è di ogni, per tutti, questo è. La paura è tanta per tutti. La paura, tutti. Paura c'è. La paura, ma adesso credimi, Mara, adesso è il terrore più che paura. Ecco perché non riesco ancora a capire come fanno alcuni a non avere la consapevolezza della gravità di questo virus. E credo che non aspettiamo che ci sia nella nostra famiglia, come a noi purtroppo, no? Qualcuno che se ne va per capire questa gravità. Non aspettiamo, rimaniamo in casa, perché laddove non c'è contatto, non ci può essere contagio. È una cosa semplicissima. E il contatto, purtroppo, uscendo, ma ce ne sono a migliaia, anche imprevedibili, credetemi, veramente. Ti mando un filmato, abbiamo parlato della tua famiglia, papà, nonno, e ti voglio dedicare questo filmato con tutto l'affetto che ho per te. Grazie, Fabio. Senti, Roby, amore, eccolo qua, sono qui. Ti sto mandando dei baci. Ci sono ancora. Quelli si possono mandare per ora. Senti, Roby, è tutto, e poi è una condizione umana che nessuno mai ha vissuto in questo modo, no? Già stare in casa e poi, vabbè, non è poi tanto difficile. Però psicologicamente sono talmente tante le cose, tanti segnali, purtroppo tutti negativi. Tutti negativi, poi non si sa quando finirà, come finirà e poi cosa succederà. Usciamo tutti? Perfetto, da domani potete uscire? A fare che? No, ci vorrà veramente del tempo, no? Anche per così elaborare tutto quello che stiamo vivendo, ci vorrà sicuramente del tempo. Io non so come faremo ad andare in un bar, al cinema, al ristorante, come un mese fa. E sarà una strada molto lunga, però è anche vero che noi abbiamo talmente tante capacità, noi italiani l'abbiamo sempre dimostrato, con un discorso che fanno tutti, e sono convintissimo che recupereremo tutta la grandissima, anche le cose che stiamo perdendo, non ultimo anche questa grande preoccupazione economica, ma noi ci rifaremo con gli interessi aggiunti, ne sono convintissimo, perché noi queste capacità le abbiamo, si tratta solo di tirarle fuori e li tireremo fuori. Perché non l'abbiamo scelta, no, Mara? No. Non l'abbiamo scelta. No, no. Senti, Roby, sì. Però poi ancora una volta da questo tuo e da questo nostro, perché stiamo tutti
Guarda, siamo tutti come te, ti posso dire. Lo so, lo so. Questo prende tutti, Guarda, cosa bella che siamo in questo terribile, orribile viaggio, siamo tutti uguali, mi sto accorgendo. Sì. Non ci sono più divisioni, no? Siamo tutti, sì. Io vorrei dire la stessa barca, sto dicendo invece sullo stesso barcone, o sullo stesso gommone, meglio ancora, col mare un po' in tempesta però, per farvi capire, no, la fotografia, però siamo tutti uguali. E questo devo dire che forse è la cosa più bella, no? Si sta avvicinando un po'. Guarda, tipo Roby, tutti, solo sì, queste telefonate? Non so a te, perché ad esempio a me chiamano persone, amiche, amici, che non sentivo da tanto tempo. E arrivano, infatti, telefonate, come stai? Ci siamo persi, ti volevo dire, ti voglio bene. Cioè, veramente, cioè, come dici tu, siamo tutti nella stessa barcona, nella stessa barca. Cioè, la voglia anche di riallacciare magari amicizie interrotti, perché ognuno va per la propria strada. Io devo dire, sono veramente sorpresa anche di questo. Ma è una cosa bellissima, questa è veramente una cosa bellissima. L'amico che si preoccupa per la tua salute, perché questo è, no? Sì. Quando sì, si dice sì, che l'amicizia, gli amici si ritrovano nel momento del bisogno. Questo non è il momento del bisogno, ancora di più. Ed è vero, io adesso non ti so dire, anzi, ringrazio veramente tutti che mi stanno scrivendo, chiedendomi come sto, anche perché sanno che soprattutto la mia città e la nostra provincia sta pagando più di tutti. E lo so, sapendo che sono di Bergamo, allora ci sono queste telefonate che si preoccupano per la mia salute. Ma io sto bene. Chi sono, Roby? Chi sono gli amici che più si sono fatti sentire in questo periodo con te? Ma tutti, vabbè, dai colleghi PU, per sentire come stiamo, gli amici anche d'infanzia, i miei amici che veramente non sentivo più da tantissimo tempo, gli amici della mia città, che sentono ancora di più, no, questo bisogno, certo, o questo momento che adesso, guarda, ti dico solo questo per farti capire, in questi ultimi giorni non riesco neanche a dirtelo, ci sono degli amici che mi dicono alla fine della telefonata come stai, come non stai, e poi alla fine se vai, chissà se ci rivedremo. Chissà se ci rivedremo. Questa è un'ultima frase che sento sempre di più in questi ultimi giorni. Ci rivedremo. E questo è... Ci rivedremo. Questo... Dobbiamo pensare che ci rivedremo tutti. Ma beh, insomma, questo è guai. Non mollare. Noi diciamo qui Bergamo la mia, che non è Bergamo non mollare, è molto molto di più. È come il nostro Alura, no? Quando si trova un amico, gli dai una pacca sulla spalla e dici Alura, questo Alura ha mille significati. Come stai tu, come sta la tua famiglia, come ti va, sei contento, non sei malato. Ci sono mille significati e in questo momento Bergamo la mia ha mille significati. E ti fa capire ancora una volta che cos'è questo spirito, no, di noi bergamaschi, che hanno, anche in questo caso, vorrei dire una cosa, che noi abbiamo sempre vissuto, ed è stato sempre un punto di forza, no, con la testa giù, il lavoro per la famiglia, per i figli, per l'azienda, per mantenere, per pagare i debiti, guai per un bergamasco i debiti. Guai. E anche in questo caso, questa cosa che ti dicevo, questa caratteristica, che è sempre stata una caratteristica eccezionale della mia gente, in questo caso invece è stato il punto debole. Certo. Perché hanno mollato forse qualche giorno dopo, piuttosto che prima. Perché figurati, vabbè, insomma, anche perché si era detto, si raccontava,
che riguardava solo alle persone anziane, purtroppo magari ammalate, che si aggiungeva il coronavirus e se ne andavano, insomma, per cui era una semplice influenza. E figurati se i bergamaschi potevano, no, bloccare una cosa di questo tipo. E credo anche questa cosa abbia in qualche modo, cioè in qualche modo penalizzato, no, questa, il fatto di non mollare mai. Senti Roby, però poi c'è la musica, io adesso vado in collegamento perché abbiamo in collegamento Stefano Dorazio, il tuo grande amico Stefano, che saluto, che ancora non vedo, eccolo qua, ciao Stefano. Ciao Mara, eccoci. Anche tu molto colpito dalle parole di Roby, no? Assolutamente, colpito da tutta questa situazione, da quando quella mattina di forse 5-6 giorni fa al massimo Roby mi ha chiamato piangendo, dicendomi appunto che aveva visto passare questi camion carichi di bare e aveva subito di getto composto una melodia e mi aveva chiesto appunto di vestirla con delle parole. L'idea era la sua, quella di dire che in tutto questo dovevamo trovare un segno di rinascita, quindi rinascerò, rinascerai, e su queste due parole abbiamo scritto questa canzone che è diventata poi un brano. Però ecco, diciamo che lo sconvolgimento che stanno vivendo sicuramente più di noi in Lombardia, a Bergamo, perché io tutto sommato sono fortunato, sto a Roma, dalla mia finestra guardo il traffico che non c'è più, vedo che forse la gente finalmente ha capito che questo stare a casa, come diceva Roby prima, è una cosa indispensabile, necessaria per non dare ancora più lavoro a tutti quelli che stanno dalla mattina alla sera in prima linea, no? Ma devo dire che il 95%, parliamo di Roma, ha risposto bene. Stamattina, venendo qui però agli studi, devo dire che ho visto un bel movimento, più persone che domenica scorsa. Domenica scorsa c'era veramente il deserto. Oggi, stamattina, purtroppo, ho visto un po' più di movimento e questo mi ha fatto un po' pure un attimo girare le scatole, perché bisogna rimanere a casa, bisogna rimanere a casa. Non è che se non fate sta corsetta la mattina poi casca il mondo. Statevene a casa, fatevi la corsetta nel salotto di casa. Ma stamattina devo dire a Roma, mi dispiace, lo voglio anche sottolineare, ho visto più persone. Comunque mandiamo il video di questa... Sì, vedo Roby che scuote la testa. Roby, capisci? Perché poi uno si nervosisce prima. Tanto. Perché... ma queste persone cosa aspettano? Che ci sia, io non glielo auguro, che ci sia, come accade continuamente, ma probabilmente anche ora, che ci sia qualcuno, qualche familiare o amico che se ne vada, per avere questa consapevolezza di stare a casa, aspettano questo forse? Ma ragazzi, ma vogliamo usare il buon senso? Anche perché fanno del male a loro, alle loro famiglie e a tutti. Ma questo lo capisce pure un imbecille. Dai, vediamo questo video meraviglioso, ragazzi. Stefano, Roby, vediamo il video, dai. Rinascerò, rinascerai e naturalmente tutto andrà... Tutti i proventi di questa canzone andranno all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Lo possiamo vedere questo video? Ce l'abbiamo? Sì. Rinascerò. Rinascerai. Quando tutto sarà finito, torneremo a rivedere le stelle. Rinascerò, rinascerai, la tempesta che ci travolge ci piega ma non ci spezzerà. Ogni volta abbiamo sempre
giorni cambieranno i nostri giorni, ma stavolta impareremo un po' di più. Beh, è una bella emozione tutto questo, perché in effetti vuole essere, oltre che un pianto, anche però uno stimolo a pensare oltre, no? Infatti quel quando tutto sarà finito torneremo a rivedere le stelle che abbiamo messo all'inizio della canzone, proprio questo senso di tornare a vivere, no? Usando una frase di Dante di quando è uscito dall'inferno. Ecco, quando anche noi usciremo dall'inferno, forse da questa esperienza avremo imparato qualcosa, anzi sicuramente avremo dovuto imparare qualcosa, e forse riusciremo a rimettere l'uomo al centro e forse a non fare più la scelta tra la borsa e la vita, ma probabilmente dire qualche altra cosa di più importante, che è più vicino a quelli che sono i sentimenti che non invece gli interessi. Sarà così, io sono sicura che sarà così, Stefano. Io voglio andare adesso... voglio salutare velocemente perché Roby, il tuo nonno era alpino? Mio padre era alpino, no. E allora io voglio collegarmi con un gruppo di alpini proprio dall'ospedale sì, tu lo sai che stanno lavorando, no? Come no, un ospedale da campo alla nostra fiera, e l'hanno fatto, costruito, lavorando 28 ore al giorno in una settimana, ma è una cosa, vediamo, una cosa bellissima. Allora andiamo in collegamento proprio da lì con Silvia Balducci di Rai News 24. Ciao Silvia, ci sei, mi vedi? Io vedo... Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio, ciao Silvia. Ecco, allora sei con un gruppo di alpini che noi salutiamo e abbracciamo in maniera simbolica, virtuale. Questi volontari alpini hanno lavorato 24 ore su 24, giorno e notte, per riuscire a consegnare questo ospedale da campo che dovrà essere ultimato entro la prossima settimana. Al mio fianco c'è Rizzini, che è il direttore della sanità alpina. È stato un progetto di fatto modificato varie volte per rispondere alle esigenze del territorio. Ci saranno molti posti di terapia intensiva. Ci racconti anche lo sforzo che avete fatto per arrivare fin qua. Sì, lo sforzo è stato sicuramente grande. Abbiamo iniziato circa 10 giorni fa, quando siamo stati attivati dalla Regione Lombardia, con un progetto iniziale che prevedeva l'accoglienza di circa 250 persone, solo però quelle persone che avevano terminato il percorso grave, okay? Quindi che erano in fase di stabilizzazione. In 4 giorni questo progetto è stato modificato 4 volte, perché ogni volta che è stato modificato il servizio che dovevamo andare a garantire veniva sempre più elevato in termini di difficoltà, al punto che siamo diventati un grande pronto soccorso per 140 postazioni, di cui 70 tra terapia intensiva e subintensiva e altre 70 per post subintensiva. Quindi col massimo livello tecnologico, col massimo livello di attrezzature, e 5 giorni fa abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto, su questa realizzazione. Oggi stiamo ultimando gli impianti tecnologici, la settimana prossima, lunedì, martedì, dovremo completarli definitivamente. Oggi siamo all'80% di impianti elettrici e il 60% di quelli dei gas medicali, dopodiché verranno fatti i vari collaudi, verranno allestite tutte le stanze, con ovviamente tutti gli arredi e cose di questo tipo, verrà installata la TAC e saremo pronti a partire. Un giorno in meno di partenza significa salvare un po' di vite. Quindi voi siete abituati alle emergenze, che cos'ha di diverso però questa situazione e quanto è importante per voi dare questo contributo? Questa emergenza è un'emergenza che non si sviluppa in un momento particolare di un'inondazione, di un terremoto, ma è un'emergenza che continua nel tempo. Se non saremo attenti a stare isolati, a stare
a mantenere l'isolamento sociale e prendere tutte le precauzioni del caso, potrebbe durare più a lungo di quello che immaginiamo. Noi siamo pronti per ogni evenienza, abbiamo accettato questa sfida contro un nemico che è assolutamente invisibile, subdolo. Okay? E mai in vita mia avrei pensato di dover affrontare un'emergenza di questo tipo, mai. Al vostro fianco, tra l'altro, c'è stata una risposta proprio di tutta la comunità e tutta la cittadinanza. Sappiamo che sono accorsi qua anche gli artigiani per darvi una mano laddove serviva. Di fatto ognuno ha dato il suo contributo. Grazie. Sì, nel momento in cui è stato... Grazie. Grazie di cuore per tutto quello che state facendo. Quando sarà pronto? Grazie, ma crediamo entro prima della fine della settimana. Quindi nell'arco di 10 giorni sarà completamente, da quando abbiamo iniziato a quando lo consegneremo, 10 giorni di tempo per realizzare un ospedale, un pronto soccorso a 140 posti. Abbiamo Roby Facchinetti in collegamento, il papà era alpino, come voi. Roby, vuoi dire qualcosa? Mi piacerebbe che... Quando ero piccolo mio padre mi portava sempre alle loro feste, ne ho fatte veramente tantissime. Sono un corpo straordinario. Un'altra dimostrazione, anche questa cosa veramente incredibile, perché hanno fatto miracoli. E per gli alpini tutto si può fare, non esiste l'impossibile, e lo stanno dimostrando anche adesso. Complimenti. Beh, grazie, mio padre grazie. Da lassù devo dire che sarà veramente contento. Grazie Silvia, grazie per questo collegamento, grazie a Rai News. E Roby, Stefano, noi ci salutiamo. Stefano. Sì, salutiamoci, sicuramente ci salutiamo ricordando che l'Italia tutta è coinvolta in questa emozione, in questo tipo di problematica. Abbiamo veramente visto adesso gli alpini, tutti quelli che si stanno dando da fare, ricordiamo tutti quelli che stanno in prima linea negli ospedali altrove, i vigili del fuoco, tutte quelle persone fuori di casa sono lì per la strada oppure negli ospedali per fare qualcosa di utile. E se noi viceversa riusciamo a stare buoni e tranquilli a casa, che per qualcuno sarà veramente faticoso, immagino, perché magari se una casa è piccola, si è più di qualcuno, diventa tutto più stressante, però è un sacrificio che non è niente rispetto ai sacrifici che stanno facendo queste altre persone, che qualcuno dice che è retorica definire eroi. No, sono veramente degli eroi. Io gli voglio dire grazie davvero dal profondo del cuore. Grazie. Grazie Stefano, grazie per questo collegamento. Vi abbraccio a tutti e due e spero di vedervi presto, prestissimo. Anche noi. Sarà così. Grazie. Vi voglio bene. Grazie, anch'io. Grazie.